Qualcuno mi ha chiesto, ma tu avevi già profetizzato di vincere il Superenalotto il 6 di febbraio. Dici che le tue profezie si attuano sempre, seppure in modo trascendente, ma questa non l'hai per niente azzeccata. Perché la volta subito che ha seguito il 6 febbraio, ci sono state le due vittorie e non sono state le tue. Io devo dire questo, che le mie previsioni sono trascendenti, ossia devono riferirsi anche alla volontà di Dio che trascende quello che noi diciamo nella realtà. Ma tutto questo non è un discorso fumoso, no, no, è un discorso che si può controllare in una maniera precisa, perfetta e matematica. Quando io ho previsto che avrei vinto il 6 febbraio, bisognava inquadrare quella mia previsione nel disegno di Dio, ossia nella portata di un flusso che aveva nel 6 febbraio un punto del flusso, ma che a quel punto aveva un fronte, un vero e proprio piano divino, e bisogna intendersi che cosa è, cosa può essere un piano veramente divino. Nel nostro settore Dio opera veramente con il numero 10, questo in termini di spazio, ma poi Dio è anche uno, quindi è 10 più 1, 11 nel suo essere 10. Quindi il valore 110 che somma al flusso per la superficie 10x10, il flusso in linea, questo è il valore totale unitario del piano di Dio, è il numero 110. Ora, quando noi consideriamo questo 110 tutto in linea, come il lato del piano frontale divino, trascendente la realtà del flusso, questo piano ha due lati, ciascuno dei quali è 110. In giorni sono 110 più 110 giorni. Questo piano di 220 giorni è trasversale e dovete considerarlo che giace tutto a livello del giorno 2. Del giorno 6 febbraio che io ho detto. Quindi tutti questi 220 giorni giacciono in un piano che è datato tutto quanto 6 febbraio. Il punto estremo di questo piano, che comincia il 6 febbraio ed è composto di 220 giorni, si calcola aggiungendo 220 giorni alla data del 6 febbraio. Arriviamo alla data del 14 settembre. Tutti i giorni che vanno dal 6 febbraio al 14 settembre vanno considerati come il piano divino avente il lato 110, che abbiamo visto è un piano unitario che si esprime nel 10 e vale per 10. Di conseguenza, tutti i giorni che vanno dal 6 febbraio e finiscono il 14 settembre sono tutti lì. Certo che è un pronostico che trascende la linea
ordinata del flusso, perché nella linea ordinata del flusso, dopo il 7 di febbraio, viene il 7 che è ancora su quella linea. Ma trascendendo da questo disegno della realtà ordinata solamente nella linea del flusso e comprendendo anche il piano, quello divino, quello poggiato sul 10 più 1 che si esprime per 10, oppure sulla sezione 100 che avanza per 10 e che così facendo è unitario nel 110, noi arriviamo esattamente dal 2 febbraio fino al 14 di settembre. E poiché io dico che il 14 settembre si coronerà questa previsione che io feci allora, se si precisa, se accade, non è che non verifichi la previsione divina, trascendente, che io ho fatto. Certo che è trascendente. Perché? Perché il giorno 14 di settembre trascende l'ordinato sviluppo lineare che avanza ancora in linea dal 6 febbraio in avanti, trascende da questo avanzamento reale e si pone nel piano della potenza, ossia di tutto quello che costituisce l'ampiezza del piano espresso in linea di giorni e di conseguenza è l'idealizzazione precisa e assoluta della mia previsione. Ci sono ancora altri argomenti che portano a credere che veramente il 14 settembre Dio risorgerà grazie al suo nome, perché in me, filosofo, che ho cercato di rispondere alla Fides et Ratio, che erano le due torri gemelle di Dio, io che ho visto accadere l'11 settembre l'abbattimento di queste due torri gemelle di Dio, dall'11 settembre al 14 settembre passano i famosi 3 giorni che dall'abbattimento portano alla resurrezione, dall'abbattimento fatto dal Dio degli eserciti per far vedere che cosa l'uomo stava facendo con una fede di quelli di Bin Laden, che era una fede ribelle perfino rispetto alla fede musulmana, cosa stavano facendo al popolo più potente della terra, ma come segno di cosa stavano facendo i cristiani proprio contro Dio, che per volere del Papa voleva che venisse fuori la verità di Gesù Cristo. Tutto quello che è stato fatto dall'uomo è stato fatto contro l'affermazione dello Spirito Santo della verità di Gesù Cristo. Ma l'uomo non ci ha fatto caso, perché non si accorge nemmeno quando va contro Dio. Quando invece va contro l'uomo, allora teme. Non c'è stato un timore più grosso nel mondo che dopo l'11 settembre. Ebbene, dopo 3 giorni ci sarà la resurrezione da questo timore, perché Dio riprenderà in mano le sorti del mondo e vincerà, toglierà di mezzo quello che il super Lot, nipote di Abramo, stava togliendo di mezzo, ossia la presa per i fondelli dei 3 messaggeri di Dio, presa per i fondelli fatta a Sodoma. Sodomizzazione, cos'è la sodomizzazione se non una presa per i fondelli? Presa per i fondelli, sì, perché se Dio ti vuole dare tutto, ti vuole dare la conoscenza profonda della verità di Gesù Cristo, ma a te fa comodo conoscerlo come lo vuoi conoscere tu, e quindi maltratti lo Spirito Santo della verità di Gesù Cristo per credere solo a una interpretazione che poi fra l'altro la fai proprio tu a modo tuo, e allora tu prendi in giro Dio, lo prendi per i fondelli perché usi
il suo Vangelo solo per come ti torna comodo, per come lo vuoi interpretare tu e non per come è vero. Io, come filosofo, sono solo la voce della verità divina che si esprimeva. La verità non è schiava di chi la dice, anzi è tutto il contrario. La verità non dipende minimamente da questo fantoccio che vedete che la sta dicendo. Il personaggio che la dice è una cosa, la verità di per sé è un'altra. Perché quando il Papa ha cercato di spogliare la verità perfino di Gesù Cristo e si è trovato di fronte alla verità detta da me, l'hanno voluta rivestire di me. Era stata spogliata di Gesù Cristo e l'hanno rivestita di me per non osservarla dopo che l'avevano rivestita di me. Quello che la Chiesa Cattolica ha fatto è mostruoso, è stato il tentativo di abbattere le due torri gemelle di Dio. Ma ora, 3 giorni dopo, Dio ricostruisce la sua Trinità. A nessuno osservatore è saltato in mente che i 3 palazzi che crollarono a New York per effetto di 2 aerei che avevano colpito 2 di quei palazzi, le 2 torri gemelle, ma ne crollarono 3, non avevano una possibile spiegazione sul come e perché fossero crollate. Si è scatenato addirittura un contrasto, perché l'unico modo possibile per farle crollare sarebbe stato organizzare una pianificata demolizione di una colonna per ogni colonna, non con la dinamite, ma con delle sostanze così potenti da dissolvere immediatamente l'acciaio, e tutto in una sequenza controllata dai computer. E quindi, dato che questo era possibile, hanno accusato gli Stati Uniti di aver messo in piedi questa sceneggiata per avere il destro di poter attaccare l'Iraq. Ma è assolutamente insensato che un popolo si faccia questo per avere un motivo, un casus belli. Vedete, il 14 settembre è la celebrazione liturgica cattolica dell'esaltazione della Santa Croce. Qual è l'esaltazione della croce secondo voi? La croce? No, la croce è esaltata nella resurrezione. Il 14 settembre, festa dell'esaltazione della croce, la croce sarà esaltata finalmente nella resurrezione. Dio finalmente si riprenderà in mano il mondo attraverso la sua verità, quella assoluta, detta dal mio fantoccio, detto da questo bell'imbusto che state vedendo, che non attribuisce a se stesso nessuna importanza, riconoscendosi un puro personaggio. I personaggi sono solo opera della fantasia, creativa, seppure di Dio. Sono intercambiabili. Tra il mio io animatore e il mio personaggio non c'è che un momentaneo modo di una assegnazione, momentanea. Come accade in tutte le opere. Romeo e Giulietta non sono solo i primi 2 attori inglesi che li interpretarono su un palcoscenico. Così come il personaggio di Gesù è la via reale che passa attraverso i personaggi per arrivare al Figlio, il personaggio di Romano Amodeo è la via reale per arrivare al Padre. Ma a me oggi tocca sorbirmi questo bell'imbusto.